Roccella, come... No, bellissimo, bello, che bello, veramente. E il festival, come... Qua. Sì, ma lo conosceva? No. Ah no? No, è la prima volta per me. E il suo amico, il suo collega, non... lui è americano? Sì, anche io. Sì, sì. Lei di Philadelphia? No. Philly. New Orleans, ma... Ah no, oh, la patria del jazz. Sì, se vuoi. Lei è della Pennsylvania? Wisconsin. There you go, Wisconsin, baby. Va bene. But I live in New York. Vive a New York, va bene. E questi, loro sono i vostri compagni di viaggio? I knew. Sì. Ecco. Ciao. Ecco, fatti conoscere. Allora, io sono Elio Coppola e sono alla batteria. Questa è la terza volta che vengo a Roccella perché, insomma, il direttore artistico è sempre molto gentile, mi invita spesso. Mi dà tante possibilità, io di questo ne sono molto molto... Allora ci può parlare di questo festival, cosa diciamo, nel panorama generale della musica italiana? Ma io italiana... direi che è una mosca bianca, o nera come si può dire, perché ormai nei festival c'è sempre di jazz, c'è sempre meno jazz. Invece lui è, diciamo, la direzione artistica che dà è ancora incentrata sulla musica jazz come piace a noi, tra l'altro loro sono esponenti proprio di questa musica. Non c'entro niente. Mentre lui è? Io sono il pianista Francesco Marziani. Insomma, veramente qua è fantastico, un'atmosfera bellissima e poi che dire, insomma, suonare con questo gruppo, insomma, è veramente un'esperienza fantastica, insomma, quindi veramente ringraziamo gli organizzatori, come ha detto Elio, per il fatto di dare vita, insomma, a questa iniziativa che porta sul territorio del vero jazz, insomma, quindi però è impegnativo questa sera perché aprirete questa nuova edizione di questa 43esima. Sì. Beh, impegnativo, però insomma accettiamo la sfida, ma poi tra l'altro insomma stare sul palco con questi musicisti fantastici ti toglie dal tempo, insomma, non ti fa pensare più, sali sul palco e succede tutto lì.